La sindaca Raggi e l'assessore Muraro hanno promesso di ripulire la capitale entro il 20 agosto. Questa la situazione di una settimana fa. Ora le vie del centro sembrano più pulite, forse anche perché è la vigilia di Ferragosto e i romani sono partiti, ma queste immagini sono di ieri. Qui, ad esempio, siamo in una traversa di via Laurentina e c'è una piccola discarica. I rifiuti ingombranti sono ancora per strada. A Torpignattara ci sono materassi e vicimbe la mostra. La spazzatura rimane dove proprio non dovrebbe esserci. Siamo in un parco giochi sulla Laurentina e questo è quello che si vede. Stessa cosa in via Carlo Felice, dove i piccioni infestano le giostre per i più piccoli. Questa è una foto scattata in via Giovannelli, quartiere Pinciano, proprio sopra Villa Borghese. Il rischio sanitario ventilato da Virginia Raggi è legato soprattutto a topi e piccioni. Che malattie portano i ratti? Anche qui ci sono due tipi, ci sono quelle batteriche come la toxoplasmosi, la salmonellosi, la leptospirosi e anche di tipo virale, che sono a causa della trasmissione di antivirus, che sono dei virus che causano dei problemi renali. I piccioni anche loro possono trasmettere delle malattie di tipo batterico, quali la toxoplasmosi o la salmonellosi. Che le zecche possono entrare in contatto con i ratti e con l'uomo e quindi si trasmettono dei patogeni. Il rattus norvegicus, il ratto delle fogne, può talvolta entrare nelle case ai piani più bassi. I gattatori dopo ci stanno, insomma, si vedono quando si esce, qualcosa si trova, certo. Sì, qualcosa si trova. Dire che non ci sono sarebbe una stupidaggine.